Madonna dell'audio. Si sente, sì. Calls us Gollum. What is it, precious? The precious, of course. The precious. We want it. We want it. Avete fatto bene a metterlo per un frame solo. Raga, ma è il tizio di Ratatouille. È quel... come cazzo si chiama? È il tizio che gli fanno... che gli spostano i capelli. Tissimo, ma sembra Frodo Baggins sotto acidi. Ma che cazzo è? Gli ha tirato troppi capelli, gliel'ha staccati. Ma aspetta, ma è un prequel. Credo sia un prequel di... sia un prequel. Madonna. Ma dai che sembra un bambino venuto male fuori. Ma che cazzo, donna mia. Oh, qua è migliorato, ok. Però porco... Avete notato come i personaggi li mettono per un frame? Perché sanno che sono fatti col buco del culo. No, fatevi dei Gandalf. No, aspetta, forse è Radagast. No, dai, forse è Radagast. Sì, è Radagast. Guarda con la barba... con la barba lucente. Ma che cazzo sto vedendo? Ma sarà un qualche demo trovato negli Ubiti Game. Ma io non so, che schifo. Ma la madonna. Sì, la mano fatta pure decente. Poi sta barba traslucida. Sì, è come è nato Go. L'avevo detto. No, scusate che sto bloccando tanto. Però l'ho detto prima di vederlo. Tira i sassi dietro alle teste. Madonna, ogni volta che fanno vedere la telecamera da dietro fa veramente schifo. No, aspetta, rivediamo questo movimento di macchina. Oh porco Dio. E palesemente Gollum che dice porca mazza. Ma che merda sto... Madonna. Il momento... ma è proprio Gollum che fa... fuck. È proprio Gollum che sta bestemmiando la tutta volta con gli occhi strabici. No, raga, no. Sì, ma perché sicuramente... ma no, io non lo so, ma cazzo, ma sembra fatto col pungo, porca troia. Ma poi non ho capito, ma Gesù Cristo santissimo. Ma io penso che quando Tolkien li ha scritti i personaggi... cioè, sicuramente è un prequel, perché c'ha tutti i capelli, non è il Gollum nostro. E ok, va bene, come Gollum è diventato Gollum. Però, ma è possibile che in ogni gioco del Signore degli Anelli cambiano l'estetica di tutti i personaggi e di tutto il mondo? Ma i Nazgûl ce l'avranno, penso, un cazzo de bozzetto che ha fatto. Che so così, punto. Sarebbe bello se introducessero i due stregoni blu, perché non mi pare che non ne hanno mai parlato. Cioè, non c'è qualcosa che racconta delle loro storie, neanche nel Silmarillion. Mario Kart per Nintendo DS era più bello graficamente di Tia Sant'Andreas. Aveva le tag sono migliori. Io non... No, ma sicuramente Arlok è Gandalf. Quello è gran burrone. Potrei giocarmici le palle. No, io non... Allora, facciamo così. Facciamo che Gollum non esiste. Non esiste Gollum. Facciamo che il prossimo gioco del Signore degli Anelli che deve uscire è Return to Moria. Stop. Non l'abbiamo visto. Lo togliamo dalle nostre menti e vaffanculo. No, perché... No. Stanno tutt'altra parte. Sì, loro stanno proprio vaffanculo. Non credo neanche stanno in quelle zone della Terra dei Mezzi. Ma neanche penso nei dintorni là. Ah, io non lo so. Io non... ma come... ma poi, tecnicamente, se tu riesci a prendere i diritti del Signore degli Anelli, ma dovrebbero uscirti i soldi dal buco del culo? O sono i... cioè, dovrebbero uscirti i soldi dal culo se riesci a storcere i diritti a quella famiglia di Tolkien. Return to Moria sarà un Ark ma a Moria. Bello. Cioè, se è un bel survival con i nani, con qualche anche roba di combattimento, sono contento.